15 persone contagiate dal virus durante il matrimonio di una coppia fanese. Tra queste ci sono anche bambini e persone vaccinate. In aumento i contagi anche nella provincia di Pesaro Urbino. Ieri 38 nuovi casi, tra cui anche dei minorenni. L'unico dato a calare è quello delle prenotazioni dei vaccini. Delle due è vaccinato, ne stavamo pensando proprio in questo momento, anche per, in vista del discorso che si sta facendo per il pass. Siamo indecisi in realtà, non siamo Novax, ci mancherebbe, ok, però siamo un po' indecisi. Il Green Pass per andare al ristorante non piace a molti, per il direttore di Confcommercio di Pesaro Urbino Varotti è pura follia. Cerca di schivare un camion e finisce contro la recinzione di una casa, illeso il conducente. Un quadro elettrico invece a bordo di una strada va a fuoco, spento in tempo dai pompieri. Ecco il pomodoro da record, pesa un chilo ed è stato raccolto da una coppia di pensionati di Fano nell'orto di casa. Occhio alla notizia, in studio Marco Ferri. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale, cari telespettatori di Fano TV sul canale 17, c'è un'informazione locale. Dunque prosegue incessantemente il lavoro di tracciamento dei positivi in tutta la regione. L'ASUR di Fano invece si sta concentrando su un focolaio che è scoppiato all'interno di una cerimonia, di un pranzo, di matrimonio, dove erano presenti quasi 200 persone. Simona Zonghetti. I primi a scoprire la positività al Covid sono stati quattro invitati. Quando la coppia di sposi era già in luna di miele, è partita così la preoccupazione dei giovani convogliati a nozze. Dei 190 partecipanti avevano tutti il Green Pass, ma pochi giorni dopo il matrimonio i quattro che si erano seduti in altrettanti tavoli diversi sono risultati positivi al virus. Difficile però accertare che il cluster abbia avuto origine in quella cerimonia, perché il giorno dopo si è disputata la finale degli europei di calcio. Immediatamente è scattato il lavoro dell'ASUR Area Vasta 1 per comunicare l'obbligo di quarantena a coloro che erano entrati in stretto contatto con i giovani. Nei giorni scorsi poi molti si sono sottoposti al test rapido e al tampone molecolare. Al momento i casi sono 15 in totale, sono persone pauci sintomatiche, qualcuno con qualche sintomo un po' più importante, soprattutto nelle persone non vaccinate ci sono sintomi un pochettino più importanti. È riguardato anche qualche bambino che ovviamente non ha potuto vaccinarsi, ma fortunatamente sta bene. E gli altri erano vaccinati? Gli altri sono vaccinati o parzialmente vaccinati o vaccinati ormai con ritardo, che la seconda dose insomma era molto tardi la seconda dose, oppure era appena stata fatta la seconda dose. E quando vengono riscontrati dei focolai oppure dei positivi già vaccinati, c'è un ulteriore sforzo da parte dell'ASUR, che si impegna ad inviare subito il campione ad Ancona per sequenziare il genoma del virus e verificare se si tratti della variante Delta, ad oggi predominante. Solo in questo modo infatti è possibile avere un quadro preciso della sua diffusione nel nostro territorio. Allora, in realtà la circolare nuova prevede che il tracciamento è sempre lo stesso, quindi la ricerca dei contatti stretti anche in caso di variante sono sempre le 48 ore prima, però diciamo che davanti a una variante, visto che c'è una contagiosità maggiore e a fronte anche di un eventuale focolaio, c'è una certa discrezionalità dell'operatore, quindi possiamo andare anche oltre le 48 ore. Se una persona poi dovesse finire nella lista dei contatti stretti di un caso positivo a variante, dovrà fare la quarantena di 14 giorni, un tempo che può essere ridotto con un tampone rapido o molecolare a partire dal decimo giorno. Noi ovviamente consigliamo in questi casi di fare un tampone molecolare, perché è più possibile l'eventuale sequenziamento della variante. Cambia per la persona positiva. La persona positiva, al momento la circolare di maggio del 2021 del Ministero ci dice che la persona positiva non può terminare l'isolamento con il discorso dei 21 giorni, ma deve terminare con un tampone negativo, e quindi a volte si prolunga molto l'isolamento per queste persone, perché è una contagiosità diversa rispetto alla classica variante.
Intanto il bollettino, sono 25 i positivi al coronavirus rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore, più della metà sono in provincia di Pesaro-Urbino che registra 14 contagi, i ricoveri negli ospedali della regione restano 15, invariati sia i pazienti in terapia intensiva che quelli in semi-intensiva. Ad oggi non sono stati registrati decessi legati al Covid. I dati però sui nuovi contagi forniti dall'Osservatorio Epidemiologico della Regione non corrispondono a quelli dell'ASUR Area Vasta 1, che invece nelle ultime 24 ore ha rilevato 38 positivi al coronavirus. Ci sono anche minorenni tra i nuovi positivi nella provincia di Pesaro Urbino. I contagi infatti stanno aumentando in linea con il trend nazionale ed europeo. Se ad inizio luglio nel territorio dell'area Vasta 1 si registravano 5 contagi, oggi ne sono stati rilevati ben 38. Un dato illustrato dal dottor Giorgio Cappelli che spinge l'ASUR a ribadire l'importanza di tenere alta l'attenzione e di sottoporsi al vaccino, in particolare chi rientra nelle categorie a rischio. Le fasce di età più colpite sono soprattutto giovani. E fortunatamente non abbiamo casi, sono forme pauci sintomatiche e comunque sempre da controllare, anche perché questi sintomi, non, anche se siamo in un periodo stagionale che può in qualche maniera giustificare sintomi simili tipo raffreddore, naso chiuso, mal di gola, non bisogna mai sottovalutarli e pensare anche a possibili infezioni da Covid, insomma da SARS-CoV-2. Dopo gli europei ci si aspettava anche un aumento forse più sostanziale. Questi casi possono emergere ancora a distanza di una settimana? Diciamo che la mediana dell'incubazione siamo intorno ai 4-6 giorni, però il periodo che viene ritenuto utile come incubazione va da 1 a 14 giorni, quindi ancora purtroppo ci si possono aspettare degli aumenti. Intanto la campagna vaccinale prosegue sia con le prime dosi che con i richiami, in particolare ieri con Pfizer, AstraZeneca e poche dosi di Moderna. Purtroppo però si registra un calo generale delle prenotazioni. La maggior parte delle persone che tendenzialmente sono positive sono persone o non vaccinate o che non hanno anche concluso la vaccinazione con i cicli previsti. È sicuramente importante per avere una protezione effettiva dalla malattia, che anche se non è in termini di contagio, poi è in termini di gravità dei sintomi. E intanto prosegue l'Open Day con la monodose Janssen. Purtroppo mi pare che non ci sia stato un gran affollamento, quindi l'invito anche a questi Open Day è cercare di partecipare, anche perché sono rivolte ad una fascia di popolazione più a rischio, almeno sulla carta, che sono persone over 60, e quindi che hanno epidemiologicamente delle forme di infezioni da Covid più gravi, e quindi a maggior ragione cercare di essere protetti. Intanto questa mattina il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha ricevuto la seconda dose del vaccino all'ex Risto dell'Iperrossini. Dobbiamo vaccinarci tutti, ha commentato Ricci, e raggiungere al più presto l'immunità di gregge per tutelare i cittadini, rilanciare l'economia e per non chiudere nel mezzo di una stagione turistica che sta ripartendo. Sì al Green Pass per il primo cittadino, spero che il governo decida in fretta perché è un incentivo a chi ancora non lo ha fatto. La libertà di ognuno, ha concluso Ricci, finisce dove inizia quella degli altri. E tra la popolazione c'è ancora chi non è vaccinato e chi ha deciso di rimandare il vaccino a dopo l'estate. Ecco che cosa hanno raccontato pesaresi e turisti ai microfoni della nostra Angelica Panzieri. La popolazione si divide ancora tra chi è vaccinato e chi invece non lo è. Questa mattina siamo andati a sentire pesaresi e turisti per capire cosa pensano a proposito del vaccino. E siamo vaccinati, penso che bisogna vaccinarsi. Lei l'ha fatto con entrambe le dosi o solo una? Entrambe le dosi, sì. Cosa pensa di chi non si è vaccinato invece? È peggio per loro. Io sono vaccinato. Entrambe le dosi? Sì, tutte e due. Cosa pensa di chi invece non si è ancora vaccinato? È meglio stare vaccinati per tutti. Così andrà meglio per tutta la gente dopo. Sono vaccinata, ho fatto la prima dose, Pfizer.
Cosa pensi di chi non si è ancora vaccinato? Avranno i loro motivi, credo che se una persona voglia vivere in questa società si debba anche attenere alle regole della società. Uno dei due è vaccinato, ne stavo pensando proprio in questo momento, anche per, in vista del discorso che si sta facendo per il pass. E siamo indecisi in realtà, non siamo Novax, ci mancherebbe, ok, però siamo un po' indecisi. Volevate aspettare ancora un po', perché? La nostra paura è un po' a lungo termine, non sappiamo quali potrebbero essere gli effetti. Però dall'altro lato sembrerebbe che comunque farlo comunque ti protegge, e quindi quello ci sta facendo pensare che forse è meglio farlo, perché comunque è meglio proteggersi che rischiare. Certo, tutte e due le dosi, e Moderna abbiamo fatto. E lei cosa pensa di chi invece non si è vaccinato? Che dovrebbe farlo assolutamente, se no mette nei guai anche i nostri poveri commercianti, artigiani e tutto, perché se chiudiamo un'altra volta finiamo proprio... Lei è vaccinato? Sì, Moderna, tutte e due le dosi. Cosa pensa di chi non sia ancora vaccinato? Che secondo me fa un errore. Questo è quello che credo sia un discorso di rispetto anche nei confronti degli altri. Lei è un po' titubante, diffidente verso i vaccini? No, ma è tutta politica. È tutta politica, a me non la penso così. Io sto bene, poi perché se uno sta bene ci deve fare il vaccino, non ho capito perché. Intanto faccio il secondo vaccino lunedì prossimo, ma ognuno è libero di fare quello che vuole. E francamente trovo un po', come dire, medievale questa perquisizione che c'è qua, questa persecuzione, si dice in italiano, di separare chi e chi no. E si parla tanto di libertà e poi nel momento dove si dovrebbe provare come società che si rispetta la libertà, non si rispetta. Allora, come vedete, le opinioni sono le più diverse. Allora, adesso invece parliamo del Green Pass per entrare nei ristoranti. Ristoranti che si sono organizzati in questi anni per fare delle salette, per esempio, per fumatori, quindi da una parte chi può fumare e dall'altra invece chi non fuma. Arriveremo anche a fare delle sale per vaccinati o non vaccinati, chissà. Intanto ha giudicato il Green Pass obbligatorio per entrare nei ristoranti una pura follia il presidente di Confcommercio di Pesaro Urbino, Amerigo Varotti, con il quale siamo collegati in diretta. Buonasera Varotti. Buonasera Marco, buonasera. Allora, lei ha insomma, ci è andato giù duro come suo stile un po' negli ultimi tempi, insomma, ha giudicato, come ho già detto, pura follia questa idea, tra l'altro ribadita questa mattina da Ricciardi, che è il consigliere del ministro Speranza, ribadita questa mattina anche sugli autobus. Ha detto Ricciardi non solo il Green Pass obbligatorio per entrare nei ristoranti al chiuso, ma anche per salire sugli autobus o andare nella metro. Ha cambiato opinione oppure resta ancora dell'idea che è una cosa folle? No, ho cambiato assolutamente idea. Io credo che il problema italiano è di una scarsa capacità delle istituzioni di fare le vaccinazioni. Siamo in grande ritardo, nonostante le dichiarazioni del commissario Figliuolo. Ricordo che all'inizio eravamo il primo paese d'Europa, oggi siamo a metà classifica. Tante dichiarazioni, 1 milione di vaccini al giorno, ma a malapena riusciamo a farne 500.000. E il problema dei vaccini è il problema. Ormai si è capito, anche per rispondere all'offensiva delle anti del Covid, è necessaria una vaccinazione di massa, una copertura di massa. Senta Varotti, ma al di là dei vaccini, mi perdoni Varotti, al di là dei vaccini, mi spiega come mai governi, tutti i governi, insomma quelli da Conte fino ad oggi, tutti di PCM quella volta, insomma, la sua categoria, quella che lei rappresenta, è vista un po' come la categoria degli untori. Ci sono, certo, delle evidenze scientifiche? Non c'è nessuna evidenza scientifica. Io le do un dato su tutti. Quando i ristoranti erano chiusi, i pubblici esercizi erano chiusi, ma i trasporti continuavano, le fabbriche continuavano, cioè il mondo andava avanti, aumentavano i morti e aumentavano i contagi.
E questo è andato avanti per mesi, nonostante che i ristoranti fossero chiusi, i pubblici esercizi pure, così le palestre, le attività sportive. Quindi è un dato scientifico che non c'entrano nulla i ristoranti, anche perché i ristoranti sono probabilmente tra tutte le attività economiche quelle che hanno messo in atto il maggior numero di accorgimenti per difendere se stessi e i propri clienti dal Covid. Hanno accettato la riduzione dei posti, hanno accettato la riduzione dei posti a tavola, c'è un uso delle mascherine, ovviamente si mangia, ma negli spazi comuni o quando si entra ci si muove da tavola, c'è la sanificazione costante. Quando i ristoranti erano chiusi, aumentavano i morti e aumentavano... Ecco, qualcuno, Varotti, qualcuno osserverà, siamo in chiusura, qualcuno osserverà, beh, avete appena detto nel telegiornale che 15 persone si sono contagiate durante un matrimonio, però un conto è un matrimonio, un conto è andare a cena magari con la famiglia o comunque in un ristorante dove si sta più composti rispetto forse ad un matrimonio, no? Sì, ma io credo che il discorso del Green Pass... se viene introdotto per tutti, per tutte le attività economiche, le fabbriche, le industrie, i trasporti, gli uffici, per carità, io stamattina ho fatto una selezione per l'assunzione di 5 persone a Fossombrone, la prima domanda era se aveva fatto il vaccino, perché credo che questo sia indispensabile. Farlo solamente per i ristoranti è una follia, perché i ristoranti si è dimostrato che non c'entrano nulla con l'aumento dei positivi, perché sono gli unici luoghi dove i controlli vengono fatti, dove c'è una gestione da parte degli imprenditori molto sana e molto corretta, e in un paese che non riesce a fare i vaccini, dove nemmeno i dipendenti pubblici o i dipendenti sanitari gli viene obbligato di fare i vaccini, si è trovato il modo il problema, come è stato fatto l'altra volta, trovando l'untore che è il ristoratore, che invece non c'entra nulla. Ecco perché diciamo che è una follia. Così come è una follia, Varotti, così come è una follia quella che sta prendendo piega, cioè di dividere i buoni dai cattivi, i vaccinati dai non vaccinati. Io all'inizio del collegamento ho detto ci sono le sale fumatori in alcuni ristoranti, ancora magari arriveremo a fare anche la sala vaccinati e non vaccinati. Lei si è vaccinato, Varotti? Sì, assolutamente sì. Bene. Pfizer. Bene. Anche perché io ho una certa età, per cui ero obbligato a farlo, l'ho fatto ben volentieri. L'avrei fatto anche con AstraZeneca, nonostante la confusione governativa. No, certo, non vogliamo dividere i buoni dai cattivi, ma chi lavora al pubblico, ma ovviamente il personale sanitario, ovviamente il personale delle scuole, ovviamente il personale dipendente pubblico che negli uffici dovrebbe avere l'obbligo di vaccinarsi. Solo in questo modo si è dimostrato che anche le varianti hanno un attaccamento diverso, insomma, sono meno potenti, meno difficili anche per il sistema sanitario, meno morti. Quindi vaccinazione assolutamente sì, Green Pass per i ristoranti assolutamente no, se è solamente per i ristoranti, se è un provvedimento che viene generalizzato per tutte le attività economiche e non solo per le attività economiche, ma per tutti, ok, lo facciamo. Però in un paese dove non si controllano più i controlli, dove ci sono assembramenti costanti, basta vedere quello degli europei di calcio, dove c'è la movida incontrollata, che alla fine sì, che il problema sono i ristoranti, mi sembra un'assurdità. Bene, grazie Varotti, allora grazie, buon lavoro. Noi adesso andiamo avanti con il telegiornale perché c'è la cronaca che arriva da Fano, cerca di schivare un camion e finisce contro la recinzione di una casa, danneggiandola per circa 50 metri.
L'incidente autonomo è avvenuto intorno alle 13.45 in località Tre Ponti di Fano. Un fanese di 51 anni era a bordo di una Peugeot e stava percorrendo via Papiria in direzione mare quando all'altezza della strettoia, poco prima della rotatoria di Tre Ponti, spaventato per il transito di un grosso camion che proveniva dal senso opposto, andando a sbattere contro la recinzione. Non c'è stato l'urto con il mezzo pesante, il conducente ne è uscito illeso. Ingenti però sono i danni provocati dall'uomo. Sul posto la polizia locale per i rilievi di legge. Invece i vigili del fuoco sono intervenuti in via Michele a Fano, di fronte al centro ippico Itaca, per l'incendio di un quadro elettrico avvenuto intorno alle 12.30. I pompieri hanno dovuto attendere che l'Enel staccasse la corrente elettrica per poi provvedere allo spegnimento del rogo. Le operazioni sono durate almeno 15 minuti, le fiamme infatti si stavano propagando anche nel terreno sottostante, si presume però che l'origine dell'incendio sia accidentale. La Caritas di Fano, in collaborazione con la Pastorale Giovanile e l'Ufficio Catechistico della Diocesi, ha presentato un questionario rivolto ai giovani dai 14 ai 35 anni sulla condizione dei ragazzi durante e dopo la pandemia. L'obiettivo è quello di conoscere, scoprire e raccogliere i bisogni e le risorse del territorio diocesano. Filippo Pucci. Ascoltare i bisogni dei giovani alla luce delle trasformazioni e degli effetti dovuti alla pandemia e del lungo periodo di distanziamento. La Caritas diocesana, in collaborazione con l'Ufficio Catechistico e la Pastorale Giovanile, hanno lanciato un questionario, che rimarrà totalmente anonimo, aperto a tutti i giovani dai 14 ai 35 anni appartenenti alla diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola. Con questo questionario si cerca di ascoltare e rispondere a quelli che sono i bisogni dei giovani, quindi dar voce a quelli che sono i loro bisogni, le loro necessità, e per Caritas è anche rispondere poi concretamente a quello che è la necessità di avere un servizio rivolto principalmente ai giovani, dove possono fare volontariato, spendersi come servizio e andare incontro anche a quelle che sono le risposte alle povertà, soprattutto per i giovani più fragili. Lo scopo del questionario, una volta raccolti tutti i dati, è quello di permettere alla Chiesa locale di programmare e mettere in atto azioni concrete a partire dai risultati ottenuti. I dati raccolti aiuteranno infatti a conoscere la situazione attuale nelle diverse realtà diocesane e le esigenze degli intervistati. Questo questionario è rivolto a tutti i giovani del nostro territorio, quindi è un questionario laico, possono parteciparvi tutti, quindi abbiamo anche invitato diverse associazioni del territorio a fare questa campagna di promozione, di diffusione del questionario, così che sempre più giovani di diverse realtà, di diversi enti, diverse associazioni possono rispondere e avere delle risposte sempre più variegate. Il modulo, composto da 41 domande, è disponibile online sul sito della Caritas di Fano fino al prossimo 30 agosto. In una prima parte vengono raccolte informazioni socio-anagrafiche rispetto ai rispondenti, da quella che è l'età a quelle che sono le condizioni sociali ed economiche di base. Una seconda parte è dedicata invece agli aspetti economici, in particolare ai legami di dipendenza economica oppure all'indipendenza economica e al rapporto che si ha con il mondo del lavoro. Una terza parte invece è focalizzata sul rapporto che i giovani hanno rispetto al loro territorio di riferimento e la percezione che ne hanno, così come gli chiederemo cosa c'è e cosa ci dovrebbe essere in quel territorio, al fine di raccogliere i bisogni e anche delle indicazioni. Infine un'ultima parte che è più relazionata alla valutazione del capitale sociale e della fiducia interpersonale, che sarà molto importante proprio per indirizzare gli interventi della Caritas diocesana. Sopralluogo del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli sulla spiaggia di Falconara a meno di 48 ore dalla tromba d'aria marina
che ha gravemente danneggiato due stabilimenti per almeno 100.000 euro di danni. Accompagnato dall'assessore regionale Stefano Guzzi, con deleghe alla difesa del suolo e della costa e alla protezione civile, ha accolto subito l'invito del sindaco Stefania Signorini, che gli ha proposto di andare sull'Arenile e di parlare con gli operatori. L'incontro, ha spiegato il primo cittadino, è servito anche per un confronto sui passi da intraprendere per ottenere lo stato di emergenza, che potrebbe ottenere dallo Stato i fondi necessari per ripristinare strutture pubbliche e private. E adesso invece diamo spazio alle vostre segnalazioni, che oggi ci portano a Pesaro, dove nei giorni scorsi è stato inaugurato un murale in via La Marca dedicato al gruppo musicale dei Camillas. È un paradosso, c'è scritto un nostro reporter di strada, vorremmo capire che senso abbia sprecare tempo, energie e risorse per realizzare un'opera nella zona del porto quando poi la si copre in parte con un cartellone pubblicitario. Un messaggio firmato da un cittadino perplesso. Da Pesaro a Mondolfo, dove prenderanno il via i lavori di riqualificazione del chiostro di Sant'Agostino. Letizia Marchionni. Partiranno per fine agosto, inizio settembre, i lavori di recupero e completamento del chiostro di Sant'Agostino, situato nel cuore del borgo di Mondolfo. Una riqualificazione che consentirà al complesso monumentale di Sant'Agostino di tornare finalmente agli antichi splendori, valorizzando e ampliando così anche l'offerta turistica e culturale del territorio. La presentazione del progetto, svolta lo scorso 16 luglio alla presenza del sindaco di Mondolfo, Nicola Barbieri, accompagnato dall'assessore al turismo, Davide Caporaletti, e dal consigliere con delega alla cultura Enrico Sora, ha visto come ospite d'onore il prefetto di Pesaro Urbino Tommaso Ricciardi, oltre alla soprintendenza rappresentata dall'architetto Biagio De Martinis, che si occuperà dei lavori. È una giornata molto importante per tutta la comunità di Mondolfo, lavori importanti qui al chiostro di Sant'Agostino, che è uno dei luoghi più belli del nostro territorio e anche più visitato, e interventi fondamentali che vanno nella direzione della sicurezza da un lato, ma anche di migliorare l'immagine del nostro centro storico. Un restyling, quello del chiostro, realizzato grazie alla collaborazione tra il Ministero dell'Interno, il quale ha cofinanziato il progetto con 125.000 euro, ed il Comune di Mondolfo, che ha contribuito con altri 30.000. La somma permetterà l'avvio dei lavori nella storica struttura, già sede dei musei civici e luogo deputato ad iniziative. In particolare, come spiegato dall'architetto De Martinis, il progetto prevede il rifacimento della pavimentazione dei due lati est e sud del chiostro, armonizzandoli con quello già esistente nel lato nord. Verrà poi ripristinato il paramento murario esterno con il restauro degli scuroni e degli infissi, così come torneranno ad antica bellezza le colonne in pietra, i basamenti ed i capitelli con il consolidamento degli archi sopra le colonne. La mia presenza qui oggi vuole proprio consacrare questa collaborazione prefettura, Ministero Interno, FEC con il Comune di Mondolfo. Abbiamo visto la bellezza di questo chiostro che sarà interessato dai lavori, abbiamo visto la chiesa di Sant'Agostino che è meravigliosa anche per i tesori che racchiude, anche questa è chiesa del FEC, e quindi sicuramente il FEC non mancherà di continuare a prestare attenzione a questo enorme tesoro di questa bella cittadina di Mondolfo. E adesso invece vi facciamo vedere la fotografia di questo pomodoro da record coltivato a Fano. L'ortaggio del peso di un chilo è stato coltivato da Marcella Massi e da suo marito, una coppia di pensionati residenti nel quartiere di Sant'Orso e da sempre appassionati di orto. Dopo una gara amichevole con il vicino, che la settimana scorsa ne aveva raccolto uno da 700 grammi, è arrivata la sorpresa per i coniugi con questo pomodoro che è stato posizionato sulla bilancia per testimoniare il peso. È stata una bella sorpresa, ci ha raccontato il figlio Andrea Montalbini, che ha assicurato: i miei genitori usano solo concimi naturali e niente di chimico, tanta cura che ha portato ad un risultato straordinario. Tra poco le previsioni del tempo, la pubblicità. Vi ricordo domani mattina invece alle ore 7 in diretta l'appuntamento con la rassegna stampa Occhio Giornale. Arrivederci.